Per ciascuna delle seguenti coppie di circonferenze scrivi l'equazione del fascio da esse generato, determina se esiste l'asse radicale e rappresenta qualche circonferenza del fascio. Le due circonferenze in questione sono x quadro più y quadro, meno 2x meno 3 uguale a 0, gamma 1 ad esempio, e gamma 2, x quadro più y quadro più 8x più 7 uguale a 0. Dunque, problema in fotocopia, quello che abbiamo visto nell'esempio della spiegazione precedente. Mi cimenterò anche in qualche disegno che io farò con CeoGebra, però non lo farò io perché francamente non voglio farmi insultare da qualche ben pensante, da qualche studente. Allora, io farei così: intanto mi spulcerei queste due circonferenze. Queste due saranno ovviamente due circonferenze generatrici del mio fascio, che prima di essere scritto vado a appunto scrivermi chi è il centro, chi è il raggio di quella circonferenza, chi è il centro e chi è il raggio di quella circonferenza, e poi me la andrei magari a rappresentare. Circonferenza che vedete che è mancante di BY, quindi non ha B, quindi non ha B nemmeno la seconda, quindi il centro di una e dell'altra saranno del tipo x0, x0, quindi meno a mezzi 0 e meno a mezzi 0. A nel primo caso è meno 2, B è A e nel secondo caso è 8, B è 0, C nel primo caso è meno 3, C nel secondo caso è 7. Quindi il centro C con 1 della prima sarà un 1, 0, perché se A è meno 2, meno A è 2, 2 mezzi è 1, 1, 0 è il centro C con 1 di gamma 1. C con 2 invece è un meno a mezzi 0, ovvero un se A è 8, meno A è meno 8, meno 8 mezzi è un, qua, è un meno 4, ovviamente 0. Chi è il raggio R1 della prima? Basta fare la scissa del centro al quadrato, più l'ordinata del centro quadrato meno c e mettere tutto quanto sotto radice. Se c è meno 3 meno c è 3, viene un 1 più 3 4, radice di 4 2, raggio è 2, r con 2 il raggio della seconda invece è un 16 più 0 fa 16, 16 meno 7 è un 9, radice di 9 è 3, se non mi sono sbagliato, non credo. Possiamo andare a rappresentarle, lo faccio lì con GeoGebra, nel frattempo io, prima di vederlo con GeoGebra, lo dovete vedere con me, lo farò io, ve la dovete vedere con me. Dunque, la prima, ho una voce incredibile, quindi, perdonatemi per questo tono di voce, veramente non si può sentire. Centro 1, 0, quindi abbiamo il centro che sta qua, e raggio 2, quindi contiamo 1, 2 verso l'alto, 1, 2 verso sinistra, 1, facciamo così, 1 e 2 verso destra, 1 e 2. Quindi questa è sostanzialmente la prima. Oh là là, che bellezza! Questa è la prima, gamma 1. Tra l'altro gamma 1 trova l'asse y in due punti e l'asse x in due punti, che se volete ne potete calcolare. Per trovare l'intersezione con l'asse x basta dare 0 alla y, viene l'equazione x quadro meno 2x meno 3 uguale 0, che si può scomporre in x meno 3 per x più 1. Si trova effettivamente che questo è il punto 3, 0, questo è il punto meno 1, 0. Punti di intersezione meno 1, 0, 3, 0 della circonferenza gamma 1 con l'asse delle ascisse. Per vedere che invece i punti di intersezione di gamma 1 con l'asse delle ordinate basta dare 0 alla x e viene molto semplice, viene un y quadro meno 3, ovvero y uguale più o meno radice di 3. In pratica si scopre che questo è il punto 0 radice di 3, questo è il punto 0 meno radice di 3. Abbiamo fatto tutto quanto riguardante la prima. La seconda la andiamo a rappresentare dall'altra parte, qua ad esempio. Oh, immaginiamo che siano circonferenze secanti, non lo so, vediamo. Graficamente viene anche facile, così possiamo magari eventualmente ipotizzare chi siano i punti base di queste due circonferenze. Facciamo qui a parte, poi magari lo mettiamo assieme voi. Dunque, meno 4, 0, siamo così, andiamo un pochino più in piccolo. 2, 3, 4, raggio 3, quindi vuol dire 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e sarebbe questo. Eccola qua, di centro meno 4, 0, raggio 3. In effetti notiamo come sembrerebbero tangenti, perché vedete che la circonferenza gamma 2
In terza classe delle ascisse, sicuramente nel punto, guardate, meno 1,0, e nel punto, dunque, se questo è meno 4, meno 5, meno 6, meno 7,0, se non sbaglio. Sì, perché basta dare 0 alla y, in pratica otteniamo esattamente un x più 7 per x più 1 uguale 0, un x quadro più 8x più 7 uguale 0. Quindi questo è meno 7, questo è meno 1. E allora, possiamo dire che, no? L'asse radicale sarà questo, che passerà con un solo punto, che è il punto meno 1, 0. Quindi l'asse radicale c'è, ma attenzione che le due circonferenze questa volta sono tangenti, ed graficamente questo lo possiamo verificare. Questa circonferenza, possiamo notare, non interseca mai l'asse delle ordinate, perché dando 0 alla x si ottiene y quadro più 7 uguale 0, che è un'equazione di secondo grado pura nella variabile y, che non si annulla mai, ha un discriminante negativo. Abbiamo tutto quanto, quindi già sappiamo delle cose avendolo fatto graficamente. In ogni caso, possiamo anche vederlo in maniera algebrica con la costruzione del nostro fascio. Costruiamoci il fascio, che sarà quindi x quadro. Diciamo che questo che vi sto facendo vedere lo farò solo, l'ho fatto solamente in questo esercizio. Andrebbe sempre fatto se avete del tempo, anche a un eventuale compito in classe. Nessuno vi potrebbe dire niente. Ecco qua il mio fascio, come al solito me lo vado a scrivere in forma più compatta, col tipico ottengo il solito k più 1 per x quadro, perché ovviamente ho fatto kx quadro più x quadro, una cosa fatto comune x quadro, questo è il mio fascio. Poi ottengo un kx quadro più y quadro, raccolgo y quadro, ottengo un k più 1 per y quadro, poi ottengo un 8kx meno 2x, io direi di raccogliere un 2x a fattore comune invece che x per ottenere un 4k meno 1. Siete d'accordo? È così. Poi non abbiamo ovviamente niente in y, perché non c'è niente in y nella prima, non c'è niente in y nemmeno in y in gamma 2. Il termine noto è un 7k meno 3 uguale 0, ecco il nostro fascio. Spero che lo vediate, magari lo scrivo un pochino più spostato qua, scrivo magari, non creare questo, no? Faccio lo scrivo qui, il mio fascio è k più 1 per x quadro, più k più 1 per y quadro, come detto più 2x, che moltiplica un 4k meno 1 e un più 7k meno 3, si poteva anche scrivere un x che moltiplica un 8k meno 2, la stessa cosa, uguale 0. Questo è il mio fascio di circonferenze. Le due generatrici sono gamma 1 di equazione x quadro, y quadro, 2x meno 3 uguale 0, e la seconda generatrice, circonferenza generatrice, è x quadro più y quadro più 8x più 7 uguale 0. A questo punto mi serve l'asse radicale, che ho visto prima essere una retta verticale, quindi sarà un x uguale, sarà x uguale meno 1, perché l'ho visto graficamente prima. Infatti, se date a k il valore meno 1, in questo modo si ottiene l'equazione della retta, che è l'asse radicale, se ne va a questo termine, 1 meno 1, 0 per x quadro 0, se ne va a questo termine. Se k è meno 1, vedete, viene meno 1 per 4 è un meno 4, meno 4 meno 1 è un meno 5, quindi un meno 10x, perché serve meno 5 per 2x. Dunque, meno 10 uguale 0, sarebbe meno 1 per 7 che fa meno 7, meno 7 meno 3 meno 10, raccolgo meno 10, otteniamo un x più 1 uguale 0. X uguale meno 1 è l'equazione dell'asse radicale, che già sapevamo, perché quell'asse radicale passava per il punto meno 1 0, punto di tangenza fra le due circonferenze generatrici, quindi lo sappiamo. Quindi, da rappresentarlo lì, era proprio là, quello l'asse radicale, quello che aveva fatto vedere prima, cancellato. Ma l'avete visto anche su GeoGebra, ovviamente. L'avete visto su GeoGebra? L'avete visto? Guardate, prendete il mouse e guardate. L'asse radicale l'abbiamo trovato, beh, ci chiede poi il testo, beh, se volete anche io troverei chi è il centro e il raggio di questo fascio. Centro del fascio è meno a mezzi. Quindi è un 1 meno, dunque se A è 4k meno 1 per 2,
2 che vuol dire che è 4K meno 1, quindi meno A vuol dire scrivere 1 meno A mezzi, 1 meno 4K diviso per 2 diviso 2, 2 se ne vanno e l'ascissa è 1 meno 4K, l'ordinata invece è 0 ovviamente, questo è il centro. Se volete il raggio, lo troverei, è la radice quadrata di questo al quadrato più 0 al quadrato meno 7k più 3, quindi abbiamo un 16k al quadrato più 1 meno 8k meno 7k più 3. Se risolviamo, scriviamo qua l'espressione del raggio che è la radice quadrata di sicuramente 16k al quadrato meno 15k meno 8k meno 7k più 4 uguale 0, più 4 non uguale 0 ovviamente. Questa è la radice di quella serraggio. Ora, bisogna porre radicando maggiore o uguale a 0 condizione di realtà, quindi bisogna porre 16k al quadrato meno 15k più 4 maggiore o uguale a 0. Se non so francamente se il delta è negativo, quindi se è sempre verificato, lo vediamo subito. Vediamo un po'. Lo dico subito. B quadro meno 4c sto facendo. Dico subito che il delta è negativo. Quindi 16k quadro meno 15k più 4 maggiore o uguale 0 per ogni k parte entrare. Quindi questa è verificata per ogni k. Questa è l'asse radicale. A questo punto, se volete, date a k dei valori, lo facciamo. Per concludere questo esercizio un pochino triste, no? Nel senso che è molto semplice, così per diciamo, farmi conoscere un po' questo argomento, diamo dei valori a k da qui. Diamo a k il valore, dunque, se diamo a k il valore 0, otteniamo ovviamente la prima circonferenza. Quindi dire che per k uguale 0, facciamolo sempre, otteniamo gamma 1, che è questa, x quadro più y quadro, dove y quadro uguale 0, che tra l'altro abbiamo già rappresentato. Poi possiamo dare a k il valore 1, perché no? Ne diamo 3 di valore a k, poi diamo il valore che vogliamo dare, k meno 2 per esempio, ma gamma 3 e gamma 4, visto che gamma 2 è la seconda delle due circonferenze generatrici, quindi non la indichiamo così. Allora, per k uguale 1 verrebbe 1 per 1 2, 2x quadro, sicuramente più 2y quadro. Dunque, per k uguale 1 viene un 4 meno 4 o meno 3 per 2, 6, 6x, 1 per 7, 7 meno 3, 4. Possiamo dividere ovviamente per 2 tutto quanto, otteniamo la gamma 3, una circonferenza ottenuta per k uguale 1 di equazione x quadro più y quadro più 6 mezzi e un 3 più 3x più 2 uguale 0. Circonferenza che ha un centro circa un 3 del tipo meno 3 mezzi 0, vedete che l'ordinata del centro è comunque sempre 0, ma il raggio, se volete R3, la potete disegnare. La radice quadrata di 9 quarti meno 2 che è un 8 quarti, quindi radice di un quarto, radice un mezzo, se non ho sbagliato i conti. R3 è un mezzo, poi disegnarvela, non lo faccio io, mi è bastato vedere le due circonferenze che sono tangenti, attenzione, che sono tangenti nel punto meno 1, 0 e l'asse radicale passa proprio per il punto meno 1, 0, quindi è x uguale meno 1, e in questo caso si capisce che le circonferenze sono ovviamente tangenti, quindi il punto base non solo è il punto meno 1, 0, punto di tangenza ovviamente. Infine, poi questa base potete rappresentare, la gamma 1 la conoscete già la rappresentazione, per k uguale meno 2, ho scelto così meno 2, viene un meno x quadro, meno 2 più 1, meno y quadro, se k è meno 2 viene un. Meno 2 per 4 meno 8 meno 1 meno 9 viene un meno 18x, no? E meno 17, questo viene perché sarebbe un meno 14 meno 3. Se divido viene che gamma 4 è x, se divido per meno 1 entrambi i membri ottengo x quadro più y quadro più 18x più 17 uguale 0. Alta circonferenza di centro avente sicuramente ordinata nulla,
meno 18 mezzi è il 100, meno 90, quindi questo starà, diciamo, nel 100 sul secondo quadrante, ma molto lontano, meno 90, e il raggio R4 è un radice quadrata di 81, no? Meno 17, ed è un 64, 8. Eccole qui, le 12 compense che mi sono create, più la terza che già conoscevamo, una per K uguale 0, che è appunto la prima delle 12 compense generatrici, K uguale 1, questa gamma 3, per K uguale 2, gamma 4. Datevela a disegnare se volete. Questo è il test, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.